lavoro si è concluso quindi nel migliore dei modi. I nostri 5 concittadini, della cui rettitudine nessuno aveva mai dubitato, hanno ascoltato il verdetto che li scagionava completamente da ogni addebito con la serenità di chi non ha mai perduto la fede nella legge e nella giustizia. Essi sono stati assolti per non aver commesso il fatto, mentre Cristofoletto e sua figlia Alda, riconosciuti colpevoli di calunnia, sono stati denunciati e dovranno presto rispondere di quell'aberrante gesto e delle ignobili accuse con cui avevano cercato di gettare del fango su dei concittadini di specchiata virtù. Commendatore, è contento? Ah, sì, sì, ben ben. Magari il finale sei un po' troppo forte. Specchiata virtù, un par de balle. A chi lo dice, signor commendatore, ma melius est abundare quam deficere. Come? No, volevo solo dire, è meglio troppo che troppo poco. Grazie, signor commendatore, i miei rispetti. Avanti, signorina.